Quindi se la vuoi dire, ecco. Eccoci qua. Allora, visto che il tempo vola, leggiamo un altro messaggio. Vorrei proprio provare. Alcuni mi dicono che sono nevrotico, altri che sono dolce. Per la verità credo di avere entrambe le cose, ma forse aiuterebbe a comprendermi meglio. Può servire a questo proposito una perizia grafologica per aiutare a capirsi meglio? Beh, sicuramente. Diciamo che di solito chi si propone al grafologo di propria sponte vuole sapere, è incuriosito, ma vuole sapere anche, magari questo spettatore o telespettatrice ci chiede appunto delle caratteristiche particolari, ma spesso chi arriva da me o dai miei colleghi è anche incuriosito per il fatto che qualcuno dice mi descrivono in questa maniera o in quest'altra maniera e io invece finalmente voglio sgomberare il campo e sapere come sono. Chi sono o come appaio. Sì, esatto, ma è anche una curiosità personale. Oltre al fatto che prima citavamo, ci sono situazioni molto delicate che fanno parte anche della criminologia, che devono essere messe in evidenza, oppure, non so, sapere come ricollocare una persona all'interno di un'azienda o anche come collocarla per la prima volta, quindi la grafologia professionale. Questi sono ovviamente anche di coppia, dicevamo prima, oppure non so, anche orientamento magari una scolastico. Persona che ha vissuto in una famiglia particolare dove ha subito da parte dei componenti, cioè ha forgiato la propria personalità per sopravvivere in contesti difficili e poi se li ritrova in contesti sociali, si ripercuote e magari ne può venire fuori perché scopre veramente che attitudine ha, chi è, no? Assolutamente, diciamo che la grafologia sgombra il campo, poi come ho già detto prima, ma la persona, se scopre delle situazioni anche pesanti attraverso la scrittura che il grafologo mette in evidenza, poi si può riferire a delle altre figure professionali che gli possono dare una mano, lo possono sostenere. Andiamo a vedere la personalità molto particolare di Gabriele D'Annunzio. Sì, infatti vi portavo questo oggetto misterioso, ma ovviamente abbiamo già detto di chi si tratta e appunto è il nostro Gabriele D'Annunzio. Allora, è l'uomo dal vivere inimitabile. Vi ho portato questa scrittura perché ovviamente alcuni pensano che ci siano dei personaggi che sono âgé, passati. Sicuramente lui è âgé, però è anche un personaggio che potremmo in qualche modo riabilitare ai nostri giorni. È un personaggio che ha a che fare con il decadentismo, siamo in un periodo comunque di crisi, decadentismo vuol dire anche altre cose ovviamente, però era un personaggio che pensava molto all'estetica, questi sono tempi che pensano molto all'estetica, era un personaggio dedito all'epicureismo, al piacere sfrenato e anche questi sono tempi insomma. Ecco, questo è Gabriele D'Annunzio, questa è la sua firma. Ovviamente Gabriele D'Annunzio, vi do qualche indicazione anche se non ce ne sarebbe motivo, nasce il 12 maggio del 1863 ad Ancona e muore il 1 maggio del 1938 a Gardone Riviera, quindi qui vicino a noi. Gabriele D'Annunzio ovviamente non è solo un letterato, ma è stato anche un politico, è stato un patriota, è stato un militare, un uomo molto importante della Prima Guerra Mondiale. Anche chi ovviamente non ama Gabriele D'Annunzio ed è il suo peggior detrattore, dovrà comunque inchinarsi, diciamo, di fronte a questo grande divo, mi piace definirlo tale, questo divo che amava il vivere inimitabile ed è stato anche un po' l'apripista del moderno divismo anche hollywoodiano. Continuano infatti ad uscire numerose pubblicazioni che lo riguardano, pubblicazioni ovviamente che ormai sono centinaia se non migliaia di volumi che riguardano Gabriele D'Annunzio. È stato definito in vari modi, ovviamente lui si è fregiato anche del titolo di Principe di Montenevoso, titolo che gli viene dato nel 1924 dal re per in qualche modo sottolineare quello che era stato il suo grande
modo di porsi anche in evidenza riguardo all'annessione di Fiume. E poi sappiamo che Gabriele D'Annunzio, ecco, se ce lo fanno vedere dalla regia, amava firmarsi nella scrittura con una D piccola. Infatti molti mi dicono: ma Gabriele D'Annunzio con la D grande o con la D piccola? Allora, vanno bene entrambe. Ricordiamoci però che la D piccola lui l'aveva assunta, eccola qui, come una patente araldica, quindi lui ci teneva molto, ecco, a questo aspetto del suo vivere inimitabile. Vate, quindi sacro profeta, Gabriele D'Annunzio era anche un amante guerriero, così è stato definito da Giordano Bruno Guerri, che è un giornalista molto importante ed è anche il presidente della Fondazione Il Vittoriale. Amante, dicevamo, guerriero, immortale, libero, grafomane, insomma lui amava le donne e ne ha corteggiate tante. Altre due cose, poi entriamo a bomba nella scrittura. D'Annunzio a tratti non piace, ovviamente si doveva anche immaginare che non piacesse, lo dico ai nostri amici che ci stanno ascoltando, ma penso che lo sappiano già, era un uomo che non era molto alto, e neanche per l'epoca, ma insomma era alto 1,64, aveva dei denti non proprio in buone condizioni, perché lui odiava andare dal dentista e lo temeva moltissimo, e però alle donne piaceva. Quest'uomo che ovviamente sapeva farci con le parole, e probabilmente qualcuno dice anche con altro, ma non entro in questa disquisizione. Comunque era un uomo che prendeva anche delle sostanze che per l'epoca dovevano tenerlo, insomma, corroborarlo, tenerlo in vita. Faceva uso di stricnina, che per l'epoca era uno stimolante. Infatti lui amava dire: gli araldi della gloria sono coloro che appartengono anche all'insonnia e all'attivismo. Quindi, insomma, ecco, lui voleva essere sempre ben presente alle situazioni. E vi dico un aneddoto. Durante la seconda pubblicazione di Primovere, questa raccolta di poesie e traduzioni, in scena niente po' di meno che la sua morte. Quindi era un po' un press agent di se stesso, un uomo che ci sapeva molto fare coi giornali. Il giornale di Firenze, il Gazzettino Letterario, appunto, parla di questa sua morte e pare, appunto, dice, per una caduta da cavallo sulla strada di Francavilla. Poi ovviamente viene tutto smentito quando, oltre al libro, D'Annunzio riappare sulla scena. Ovviamente non vi lascio immaginare quanta pubblicità si sia fatto in questo modo, e la pubblicazione diventa stupito, famosissima. Qui ho pochi minuti a disposizione, veramente pochissimi. Allora, inizio dalla scrittura. Allora, bisogna che il mondo si persuada, dice, che sono capace di tutto. Mario Prats, riguardo alla scrittura di D'Annunzio, e Mario Prats era uno saggista e scrittore, dice: guardate le nostre calligrafie, c'è un momento della nostra giovinezza in cui l'onesta calligrafia appresa a scuola si impenna a angoli arditi, diventa bizzarra e insieme ricercata. È il momento d'Annunziano. Avevamo letto D'Annunzio, avevamo visto il suo autografo, il nostro carattere lo riverberava. Ci tengo a dire una cosa: D'Annunzio fa attendere alla Prioria, che è l'appartamento privato che si trova al Vittoriale degli Italiani, fa attendere Mussolini per tre quarti d'ora in una stanza che viene chiamata la stanza del mascheraio, e in regia ci fanno vedere quello che vedeva Mussolini stando seduto su una sedia mentre lo attendeva, una sedia piuttosto scomoda. Questo è lo specchio che si trova nella stanza del mascheraio, e sopra vedete la Prioria. Nella stanza del mascheraio c'è questo specchio. Il D'Annunzio aveva fatto incidere sopra questo specchio, a caratteri cubitali, che cosa? C'è scritto: al visitatore, te comporti lo specchio di Narciso? Questo è piombato vetro, mascheraio, aggiusta le maschere al tuo viso e ricorda che sei vetro contro acciaio. Cioè lui dice a Mussolini: ricorda che tu sei vetro contro me stesso, che sono acciaio. Allora, scrittura di impressione quella di D'Annunzio, carica di personalità, spettacolare, teatrale, scenica e molto maschile, forte, dove predomina un movimento rapido e angoloso. Il movimento angoloso è più maschile che femminile.
femminile, lasciatemelo dire, patisce di quell'animus, per dirla con Jung. Ha una capacità innata di tracciare nuove strade, D'Annunzio, e mi verrebbe da dirlo molto bene con una frase di Robert Frost, che era un poeta caro a John Fitzgerald Kennedy. Dice in una sua poesia famosa, La strada che non ho scelto, tra due strade divergenti in un bosco scelsi quella meno battuta, e questo ha fatto la differenza. Infatti D'Annunzio era un pioniere, qualcuno che amava iniziarle le nuove strade. La scrittura, dicevo, ha un calibro grande, superiore ai 3 mm. Una frase importante di D'Annunzio dice: non nisi grandi accanto, non canto che le cose grandi, magnificenti. E questo ha a che fare con la sua scrittura. Per finire, mi viene da dire che il D'Annunzio è sicuramente un personaggio che incarnò appieno la dinamicità, la grandiosità dell'essere. E ovviamente è un personaggio che possiamo ricordare o come un appassionato illusionista, un istrione, o comunque più semplicemente come un delicatissimo, mi viene da dire, canzonatore dell'animo umano. Comunque quello che ha fatto era lui, sostanzialmente. Assolutamente era le sue opere, lui. Il personaggio, sì, tutta la scrittura era la sua personalità, estrinsecazione piena e libera, quindi questo, sì, è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Allora, Federica Mantovani, esperta grafologa, consulente grafologa, grazie di essere stata con noi, di averci presentato anche in questa occasione una grande personalità del passato. Ne faremo tesoro, e poi una prossima volta ci sarà ancora un'altra opportunità. E grazie a voi come sempre di aver partecipato e di averci seguito. Buon proseguimento. Grazie a voi.